Benvenuti nella provincia di Pesaro e Urbino, terre di Rossini e Raffaello. Un susseguirsi mirabile di paesaggi sempre diversi. Inimitabile varietà di luoghi che compone una sinfonia armonica, come in un'opera di Rossini. Un incantevole equilibrio, come in un capolavoro di Raffaello. La costa adriatica, spiagge di sabbia e spettacolari falesie. Gli Appennini e il Monte Feltro, scorci inattesi, una natura pura ed imponente. E poi dolci, morbide colline e una costellazione di piccoli castelli medievali. Monasteri. Rocche. Ville. Romantici borghi a picco sul mare. Una provincia facile da raggiungere, in cui poter passare dal mare alla collina ai monti, sempre agevolmente, sempre in brevissimo tempo. Un territorio fortunato e prospero, dove la gente, nel tempo, ha saputo costruire un'assoluta qualità della vita. Dalla generosità di questa terra e dall'azzurro mare deriva un'antica e ricca tradizione gastronomica. Una cucina sana. Vini unici, profumi e sublimi delizie. Dalle dolci colline, lungo il fiume Metauro, il fiume Foglia, fino alla valle del Cesano. Il Colli Pesaresi presenta tipologie di vino rosso, da uve sangiovese, e di bianco, da uve albanella. Il Bianchello del Metauro, bianco, giovane e brioso, e il Pergola, vino rosso dal gusto pieno ed aromatico, dal profumo di frutti di bosco. Sono questi i tre protagonisti dell'enologia. Tre vini d'eccellenza, riconosciuti con la denominazione di origine controllata. Dalle acque dell'Adriatico, pesce bianco e azzurro,
crostacei. Mitili, rinomate vongole. Prodotti ittici squisiti e dalle grandi proprietà nutritive. Sono gli ingredienti dei piatti della tradizione marinara, come il famoso brodetto. Le colline verdi, lunghi orizzonti e magnifiche condizioni ambientali regalano lo straordinario olio extravergine cartoceto, pregiato, armonico, odore fruttato e particolare retrogusto di mandorla verde. Un olio che porta fiero l'etichetta di denominazione di origine protetta. Le terre della provincia di Pesaro e Urbino sono ricche di storia, arte, tesori unici. Come Urbino, luogo centrale del Rinascimento, città ideale dei duchi e patrimonio mondiale UNESCO. Capolavori antichi, come gli antichi sapori che si ritrovano nella casciotta d'Urbino e della provincia, altro prodotto a denominazione di origine protetta. Un formaggio che nasce da una tecnica casearia immutata nei secoli, dal gusto aromatico, dolce e il profumo delle erbette dei campi. Tra i boschi e i pascoli appenninici, lo scenario diviene di alta montagna. Angoli intatti, paesaggi maestosi, aria fresca e frizzante. È qui, nel cuore del Monte Feltro, che si lavora il prosciutto di Carpegna, tipicità dichiarata DOP. Un'antichissima ed accurata lavorazione. Un salume prelibato, delicato, dal caratteristico sapore lievemente sapido, che ci riporta ad antichi rituali contadini, gesti ripetuti nel tempo, affinati fino ad oggi. La nostra terra ci ripaga con altre rarità, come il tartufo, vera gioia del palato, protagonista di infinite ricette. Sono i cercatori, insieme ai loro cani, a destrarlo da sotto la terra e a raccoglierlo nelle diverse varietà stagionali. Sono queste le preziose specialità della provincia di Pesaro e Urbino. Vere e proprie gemme del nostro territorio ricco e generoso, con tante altre eccellenze che scopriamo nelle campagne. Nelle fiere dei piccoli paesi, nelle cucine delle case, nel lavoro dei campi, tra gli alberi dei frutti, tra il profumo di salsedine del mare e nei locali della costa. E anche nelle pizzerie della provincia, scegliendo le originali pizze Terre di Rossini e Raffaello, farcite esclusivamente con prodotti locali garantiti. Terre di Rossini e Raffaello, azienda speciale della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino,
promuovono e valorizzano la qualità e l'autenticità delle produzioni agroalimentari ed ittiche locali per difendere l'integrità dell'ambiente e far conoscere l'unicità di questo straordinario territorio.